Parliamo di divulgazione di tematiche economiche e regionali e lo facciamo a tu per tu in compagnia di Matteo Olivieri, economista accademico e visiting professor presso l'Università di Tolosa in Francia. Affronteremo tematiche connesse alla sostenibilità economica e sociale del paese subito dopo la sigla. Eccoci ritornati subito dopo la sigla in compagnia di Matteo Olivieri. Matteo, benvenuto. Questa Grazie. Non è la tua prima volta. No, non è la prima volta, ma ritorno sempre con grande piacere. Matteo, in che modo l'educazione finanziaria può supportare lo sviluppo sostenibile, secondo te? Beh, tantissimo, diciamo, se si considera che la tutela del risparmio e soprattutto la cultura del lavoro sono addirittura dei valori costituzionali, cioè inseriti nella Costituzione. Quindi addirittura poi di recente è stato inserito il principio del pareggio di bilancio, quindi avere un bilancio sano, mantenere le finanze sia private che pubbliche in ordine è addirittura un valore costituzionale, quindi vuol dire che la Costituzione riconosce grande importanza proprio ad una economia sana come presupposto per la crescita. Che cosa vuol dire creare dei percorsi di sostenibilità economica e sociale? Questa è una domanda importantissima perché purtroppo abbiamo visto che l'economia, quando non ha delle solide basi umane, si ritorce contro l'uomo e si ritorce anche contro la natura. In termini per esempio di spoliazione di risorse naturali oppure di sovrasfruttamento delle risorse umane e ancora una volta naturali e quindi di fatto può impoverire sia dal punto di vista umano che sociale intere comunità e anche a livello naturale. Quindi un'economia sostenibile vuol dire un'economia che non sfrutta le risorse ma addirittura le rigenera, cioè le aumenta. E questo, per poter fare questo, c'è bisogno di una cura, cioè l'essere umano si deve prendere cura non solo dell'ambiente naturale, ma anche dei propri consimili, e in questo modo si arriva proprio a veder fiorire le società, le comunità e anche l'ambiente, sia naturale che appunto antropico. Come ti immagini la cultura sostenibile tra 5 anni? Al di là dei protocolli internazionali, prima c'è stato Kyoto, poi c'è Parigi, sicuramente altre ne arriveranno, ecco, io mi immagino la sostenibilità proprio come un rigenerare le risorse naturali, quindi l'uomo comincerà a produrre acqua pulita, aria pulita, a preservare i suoli dall'aridità, dalla desertificazione. E perché questo? Perché avere delle risorse naturali nuove aiuta proprio quel benessere umano che è la base di qualsiasi sviluppo economico. Se pensiamo che, per esempio, in questo momento in molte parti del mondo, ma soprattutto in Africa, milioni di persone abbandonano il proprio territorio perché l'ambiente naturale è inospitale, allora ci rendiamo conto quanto prendersi cura del proprio ambiente naturale e quindi delle risorse, dei fattori produttivi naturali, può aiutare invece non solo a mantenere le persone sul territorio, ma anche a dargli quelle occasioni di reddito che poi consentono appunto di attivare dei percorsi di sviluppo ulteriormente sostenibili. Volgiamo lo sguardo a ciò che è la politica. Alla crescente infedeltà dei partiti, alle dinamiche di astensione. Possiamo fare un'analisi post voto delle europee? Sì, ovviamente noi siamo stati qui in Calabria e a Rende in particolare, siamo stati interessati sia dalle elezioni europee che dalle elezioni amministrative. E quello che abbiamo visto è che c'è stato un generale astensionismo che però è stato molto più accentuato a livello di elezioni amministrative che non a livello di elezioni europee. E questo già di per sé dovrebbe fare riflettere perché appunto
come dire, il governo locale, il governo del territorio, la politica amministrativa dovrebbe stare più a cuore alle persone proprio perché impatta più direttamente sulla vita delle persone. Invece, paradossalmente, abbiamo assistito a dei margini di astensionismo molto più ampi rispetto a quelli, diciamo, delle elezioni europee. E questo, per come lo interpreto io, è un segnale non solo di disaffezione al voto, ma probabilmente anche il fatto che gli elettori non si siano riconosciuti in nessuno dei candidati, ben 9 erano nel comune di Rende, che in qualche modo, pur essendo tanti, di fatto alla fine avevano la stessa agenda politica, cioè parlavano delle stesse tematiche e in alcuni casi si sono detti a favore degli stessi temi. Sì alla metrotranvia, sì alla città unica, sì al nuovo ospedale e quindi di fatto gli elettori, pur avendo un'ampia scelta di candidati, non avevano di fatto un'ampia scelta di agende politiche, che invece erano molto ridotte a pochi temi condivisi. Quindi a prescindere, ecco, dai programmi che meno male hai detto sì, erano molto simili tra loro, secondo te perché i rendesi hanno deciso di riconfermare il sindaco Manna? Cosa l'ha distinto dagli altri candidati? Ma sicuramente lui usciva, era il sindaco uscente, quindi gioco forza, come dire, aveva il vantaggio della corsa, no? Lui era il candidato da battere, cosa che evidentemente tutti gli altri, diciamo, dovevano rincorrere in qualche modo, perché, avevano un'esperienza politica, ma non un'esperienza amministrativa recente, no? Pensiamo per esempio allo stesso onorevole Principe. Oppure in alcuni casi erano dei veri e propri neofiti, diciamo, della politica amministrativa e quindi forse non erano tanto conosciuti o non hanno saputo evidentemente intercettare la preferenza dei cittadini. Certamente questo ritengo che sia un fatto importante, però ecco, sicuramente non è il fattore esclusivo. Tu che sei un attento osservatore delle dinamiche politiche, secondo te, Principe ha perso dei consensi durante lo scontro, il dibattito che ha avuto con Manna nella trasmissione Ten? Ritengo di sì, anche perché nella coalizione che in qualche modo supportava poi lui al ballottaggio, non dimentichiamo che c'erano anche i cattolici, no? C'era il movimento cattolico e chiaramente quando, diciamo, alcune battute poco infelici hanno, come dire, utilizzato anche un linguaggio che forse colpisce direttamente anche le credenze, la sensibilità, la percezione dell'elettorato cattolico, sicuramente quello non è stato, come dire, un punto a favore, però quanto questo abbia inciso realmente non sono in grado di dirlo, diciamo. Però tu sei una persona che non ha peli sulla lingua. Secondo te, Ten ha fatto un buon servizio di informazione mandando in onda quello spezzone? Anche perché poteva eliminarlo, era una diretta differita, ovvero era stata registrata e poi mandata in onda. È vero, io non sono esperto, diciamo, di questioni tecniche, però visto che anche questa puntata è registrata, spero che appunto se do qualora dovessero esserci, diciamo, delle problematiche, Però noi lo diciamo, diciamo almeno. noi ci affidiamo al nostro regista, quindi diciamo, sicuramente non è stata una cosa carina se, diciamo, una persona chiede di tagliare un pezzo, io no, non ci vedo nulla di male, però insomma anche qui non vorrei entrare su questioni tecniche che non conosco, diciamo, quindi. Parliamo un po' delle opere di Rende, ad esempio del parco acquatico. Tu cosa ne pensi? Io mi sono espresso da anni in maniera estremamente negativa sull'opera in quanto tale, perché è un'opera faraonica, che impone un bacino d'utenza che nei fatti non esiste. Quindi per poter stare in pareggio ha bisogno di un bacino d'utenza che in realtà nessuna azienda affidataria di questa infrastruttura e nessuna azienda diciamo affidataria di questi servizi sarà in grado mai di poter raggiungere un punto di pareggio. Quindi questo è un punto fondamentale che vuol dire che insomma buona parte dei costi poi verranno direttamente o indirettamente scaricati sui cittadini e considerando che il comune di Rende si trova in una fase di predissesto, non ritengo utile che i cittadini vengano caricati di ulteriori debiti. Eppure non è l'unica denuncia che hai fatto, perché tempo fa sui Achite
Hai scritto un pezzo dove parlavi di Occhiuto che ha svuotato le casse comunali. Sì. In base a cosa hai detto questo? Questo è acquisito agli atti tramite questa deliberazione della Corte dei Conti, di cui si sta discutendo proprio in questi giorni e nelle prossime settimane si terrà la Camera di Consiglio. Quindi io mi sono semplicemente limitato ad informare i cittadini, in questo caso di Cosenza, che cosa diceva questo documento che appunto è di una settantina di pagine, peraltro molto tecnico, e quindi io ho scoperto leggendo prima le recensioni di alcuni giornalisti e poi anche altre recensioni di opinionisti, diciamo di cronaca, ecco, a mio avviso non avevano rappresentato adeguatamente ciò che realmente il documento della Corte dei Conti dice, e per questo mi sono preso la briga di scrivere un mio articolo in cui ho riportato ampi stralci dei punti critici, diciamo, delle osservazioni critiche fatte dalla Corte dei Conti, tra le quali ne cito veramente due, così a volo d'angelo, e cioè uno che si tratta di un deficit strutturale ed irreversibile, e poi il fatto che la cassa, cioè i soldi, la liquidità in cassa, i soldi immediatamente disponibili del Comune di Cosenza, l'anno scorso erano 8 milioni, nel giro di appena 12 mesi si sono ridotti drasticamente ad appena 400 mila euro, peraltro sono già tutti pignorati, cioè i creditori hanno già avanzato, diciamo, delle prelazioni nei confronti di questa liquidità. Quindi una città di, diciamo, 67 mila abitanti che di fatto sta lavorando senza avere soldi in cassa. Insomma, è una situazione estremamente critica che chiama in causa non solo l'amministrazione comunale, come giustamente fa rilevare la Corte dei Conti, ma chiama anche in causa l'intero Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, che non ha vigilato sulle casse comunali, e purtroppo chiama in causa dirigenti tecnici che evidentemente o non hanno firmato alcuni atti o non li hanno prodotti alla Corte dei Conti, o addirittura hanno firmato degli atti che non avrebbero dovuto firmare, e dulcis in fundo la Corte dei Conti chiama in causa perfino i revisori dei conti, i cui calcoli, le cui tabelle, le cui certificazioni, la Corte dei Conti definisce del tutto inattendibili. Quindi noi abbiamo a che fare con un bilancio che così pare è totalmente falsato, questo è il termine utilizzato dalla Corte dei Conti. E quindi sono accuse gravissime, dalle quali ovviamente ci auguriamo che, insomma, il Comune di Cosenza sappia difendersi, perché se non fosse così, la strada che si apre è quella del dissesto finanziario, con tutte le conseguenze del caso, no? Che ovviamente poi si riverserebbero per intero sui cittadini e sui contribuenti. E il cittadino però sembra non dare molta importanza a questa cosa, preferisce magari le grandi opere che vengono realizzate, dice sì, questo sindaco ha fatto qualcosa, ha costruito il ponte di Calatrava, sta facendo la metro, ha realizzato diverse piazze, anche se a volte viene chiamato il sindaco del cemento, in effetti, perché ama realizzare cose. Sì. Però ecco, magari importa più questo che la situazione economica del paese. Secondo te non c'è abbastanza trasparenza? Non si parla, perché non si parla di questo? E perché magari un sindaco che ha dimezzato questi fondi ancora viene riproposto e rivotato? Dunque, anche qui ci sono tanti temi di cui dibattere, diciamo. Intanto non dimentichiamo che proprio storicamente c'è il famoso detto panem et circenses, no? Che vale fin dal tempo dei Romani, quindi vuol dire che purtroppo le persone si lasciano incantare, diciamo, no? Anche da queste performance artistiche, da queste, no? Da queste scenografie a volte anche imponenti e belle, ma che vengono pagate, diciamo, dagli stessi cittadini, no? Quindi, come dire, prima o poi la bolletta, l'assegno da pagare a fine mese arriva, e in questo caso arriverà ancora di più perché, appunto, come dice la Corte dei Conti, il Comune di Cosenza riesce ad andare avanti facendo debito su debito. Quindi praticamente ci sono alcuni debitori
ci sono alcuni creditori che non vengono pagati, che non riescono a riscuotere il proprio credito e la città si sta ulteriormente indebitando, non solo per far fronte al debito già acquisito, ma per poter andare ancora avanti. Quindi sicuramente, appunto, se non ci sarà un'inversione in questo modo di gestire le casse comunali, gioco forza si arriverà ad un punto di rottura. E qui vengo alla domanda che chiedevi, sicuramente se le cose non dovessero cambiare, diciamo, si arriverà verso un punto di rottura, ma io ritengo che si dovrà arrivare ad un cambiamento che sarà anche un cambiamento materialmente di persone. Perché vuol dire che è una bocciatura in toto del modo di gestire una città. E per come sento i cittadini di Cosenza, ci sono ogni giorno che passa sempre più persone insoddisfatte, diciamo, sia dal punto di vista urbanistico, che della viabilità, che dei trasporti, che delle politiche sociali, diciamo, che sono totalmente assenti. Non dimentichiamo che c'è appunto un centro storico che reclama, no, di ritornare pienamente il cuore pulsante della città, purtroppo spesso appare dimenticato o emarginato addirittura. Invece per quanto riguarda il Festival delle Invasioni, da dove arrivano questi fondi? Dunque, per il Festival delle Invasioni abbiamo appurato che sono i cosiddetti fondi PAC, no? Piano Azione e Coesione, che sono dei fondi pensati per ridurre i divari territoriali dal punto di vista socio-economico, cioè per permettere a quelle aree che sono, o a quelle fasce di popolazione che sono in povertà, come dire, di ridurre la distanza dalle persone ricche. Quindi questi fondi sono specificamente pensati per ridurre la distanza che esiste fra persone povere e persone ricche. E bisognerebbe capire se appunto iniziative come quelle della Cracking Art su Corso Mazzini, oppure del Festival delle Invasioni che partirà a breve nel mese di luglio, siano realmente in grado di ridurre questi divari socio-economici, questi divari territoriali, oppure non sia piuttosto l'ennesima distorsione di fondi a cui purtroppo la Regione Calabria e in questo caso il Comune di Cosenza ci hanno già abituati in altre occasioni. Però tu hai denunciato moltissimo, non hai paura dei poteri forti? Le mie denunce sono sempre basate sui documenti, sugli atti che sono pubblici. Io non mi permetterei mai di lanciare così delle accuse sconsiderate o temerarie, come si suol dire. E quando c'è un documento pubblico, ecco, io vorrei, qui lo dico appunto in senso di stimolo anche ai tanti giornalisti che magari ci stanno ascoltando, io desidero proprio da cittadino, prima ancora che da economista, che ci sia, per esempio, ci siano dei giornalisti realmente in grado di sviscerare i documenti, spesso anche tecnici, no? E questo aggiunge difficoltà a difficoltà, ma proprio per favorire quell'informazione, quello scambio di informazioni che poi aiutano la democrazia a crescere. Quindi io non ho paura, se questa è la domanda. Ma anche qualora avessi paura, in realtà credo molto di più nel valore democratico dell'informare la cittadinanza, per cui sono totalmente sereno e totalmente coinvolto e appassionato rispetto a quello che faccio, che molto Però potresti spesso essere temuto anche da chi? da questi poteri forti. Non so chi siano i poteri forti, diciamo, io lo faccio con grande serenità, sperando sempre che chi è in errore, chi sbaglia, si corregga, si autocorregga, no? Io credo molto in come dire, sono molto socratico, no? Credo molto nel dialogo con la propria coscienza. Quindi ritengo che i buoni amministratori che appunto occupano i posti che occupano, insomma, dovrebbero ogni tanto interrogare la propria coscienza. Non Quindi voglio secondo te dire. esistono questi poteri forti oppure no? Sicuramente Sì, esistono, sicuramente esistono. esistono. Io nella mia vita professionale mi ci imbatto quotidianamente, però ripeto, spesso i poteri forti, non voglio essere offensivo, però sono anche poteri stupidi, cioè si può dimostrare di creare ricchezza in altro modo, a maggior vantaggio di tutti, con scelte oculate, ponderate.
che aiuterebbero, come dire, l'intera comunità a crescere, non solo parti di essa, non solo le lobby, diciamo, che hanno a cuore determinate tematiche e spingono sull'acceleratore per vederle realizzate. Appunto, intraprendere questo percorso, fare questo passaggio vuol dire automaticamente anche crescere come, insieme come comunità e vuol dire anche proporre un tipo di politica alta che al tempo stesso è coesiva, cioè tiene assieme i vari interessi e soprattutto è in grado anche di fare innovazione politica, perché l'innovazione non è solo, come dire, nelle opere che noi realizziamo, ma nel modo in cui realizziamo le opere. E quindi un tipo di politica di questo bisogno, secondo me, in Calabria sarebbe assolutamente necessario. Molti si aspettavano che tu scendessi in politica. Come mai hai deciso di non candidarti? Dunque, alle elezioni amministrative io ho dato una disponibilità ad una candidatura. Arrende. Arrende con il Movimento 5 Stelle, però poi non si è concretizzata. Quindi io mi sono messo a disposizione proprio perché lo dico spesso e spero di non essere frainteso, però per me Rende è veramente come Itaca per Ulisse, quindi sento questo affetto e questo, veramente questo amore per la mia città che conosco fin da quando sono nato e mi è rimasta impressa, ecco, nei miei ricordi c'è quella Rende degli anni 80, soprattutto in cui ecco, c'erano grandi spazi aperti, grande libertà, tanta natura e veramente si poteva fare esperienza di modernità a Rende immersi nella Però natura. era la rende dei principe. Era la Rende, diciamo, era la Rende dei rendesi, cioè c'era un senso di comunità molto forte, molto forte. Poi certamente c'è stata come dire, un lungo periodo, diciamo, di sindacatura, diciamo, della famiglia Principe. Adesso non sono in grado di ricordare, ricordo anche, ecco, come sindaco, sempre di area socialista, ma anche altri nomi. Però certamente l'impianto strutturale di questa città è stata fatta diciamo, intanto dal Cecchino Principe, poi anche dallo stesso Sandro Principe. Alcuni meriti sono evidenti, non siamo qui a sindacarli. Quindi hanno più dato o hanno tolto di più, secondo Questo non saprei dirlo, questo francamente non saprei dirlo perché ero un bambino, quindi non sono in grado di valutare. Quello che posso dire è che certamente determinate problematiche che hanno a che fare con la legnochimica, con le discariche, ma anche con l'urbanizzazione selvaggia di determinate parti della città in particolare, purtroppo sono addebitabili anche alla gestione Principe, no? E quindi su questo io, come dire, sono molto attivo perché seguo queste tematiche, quindi so di che cosa si sta parlando, ma ovviamente, come dire, il bravo amministratore o comunque il cittadino responsabile dovrebbe sempre saper distinguere il bene dal male e, come dire, favorire, promuovere quei modelli e quegli esempi positivi, virtuosi, diciamo, che a Rende indubbiamente ci sono stati. Io posso citare veramente tanti esempi. Trovandomi sia in Italia che all'estero, con mia somma sorpresa, ho scoperto che le persone conoscono Rende. E questa è una cosa che oggettivamente mi ha reso sempre orgoglioso. E non capita con tutte le altre città. Quindi Secondo te i rendesi, scegliendo Manna, ecco, hanno scelto Manna perché può far ritornare la rende di una volta, quindi spazi aperti, oppure può affossarla ancora di più? Cioè, in cosa hanno creduto? Loro ovviamente hanno creduto nel ritorno di una rende splendida, però Manna sarà capace di dare qualcosa di più? allora, secondo me si fa un errore nel pensare che il futuro sia nel passato per come lo abbiamo già conosciuto. Potrà esserci un ritorno al passato, cioè a quei valori fondativi che come comunità abbiamo condiviso, no? Appunto questi, non lo so, questi spazi ampi, questa città moderna, dinamica, ha una vocazione internazionale, rende proprio in funzione, tra l'altro, della presenza dell'università. Quindi questi sono i valori a cui bisogna ritornare e che spesso ce ne siamo dimenticati, perché appunto quando ancora oggi
assistiamo a cementificazione selvaggia o a disboscamenti selvaggi di alvei, di fiumi, di torrenti, o addirittura adesso incombe sul Rende questo ennesimo aumento di cubature, no, con il nuovo piano strutturale comunale che prima o poi arriverà in porto. E beh, questo a mio avviso è un tradimento, diciamo, di quei valori che hanno rappresentato l'origine della città di Rende. Quindi io ritengo che a prescindere da chi è o da chi sarà il sindaco della città di Rende, bisogna immaginare un futuro che è al tempo stesso innovazione, nel solco però di quelli che sono i valori costitutivi di questa città, che non dimentichiamo è fatta non solo di un nucleo urbano, ma anche di tante contrade, ognuna delle quali ha una propria specificità e vocazione. Il territorio di Rende è amplissimo, va dal livello, diciamo, della piana del Crati, si inerpica fino a 1000 metri, no? Quindi siamo una parte del territorio rendese sta più in alto in termini di altitudine rispetto a molti paesi della Presila, per esempio, no? Quindi c'è una varietà di abitudini di vita, anche di biodiversità sia naturale che appunto animale, che insomma dovrebbe in qualche modo essere valorizzata adeguatamente e non invece trattata come se fosse un'enorme superficie univoca, no, da cementificare. Questo non va bene proprio perché non risponde, a mio avviso, a quella che è la naturale vocazione di questo territorio che andrebbe protetto, insomma. E invece per quanto riguarda il discorso dei campi da tennis di Rende, adesso ormai chiusi a favore di nuove costruzioni, questa decisione che ha preso il sindaco Manna, cosa ne pensi? Cioè si toglie tutto quel verde, nuova gestione, quindi Dunque, questa variazione. so che c'è una vertenza in corso, mi risulta che ci sia pendente un giudizio del TAR che si sta aspettando a momenti, quindi diciamo, vedremo appunto che cosa deciderà il Tribunale Amministrativo Regionale. Certamente se appunto come si vocifera l'area dei campi da tennis dovesse essere cementificata e quindi togliere le attrezzature sportive per costruirci dei palazzi, io ritengo che appunto la città si impoverirebbe di una infrastruttura che ha segnato e ha rappresentato un po' l'identità di questo territorio e che potrebbe essere rilanciata proprio in chiave di creazione di posti di lavoro, perché io vorrei chiedere, no, anche ai tanti amministratori del circondario, chi può fregiarsi di impianti sportivi così importanti e così imponenti? No? Sono poche le realtà. A Cosenza, per esempio, non esiste una struttura altrettanto bella e altrettanto in Anche grado. fornita e come Esatto, spazio era abbastanza grande come campi molto da tennis. grande. Ma io, ecco, vorrei dire che potrebbe ospitare, appunto, se adeguatamente valorizzato, potrebbe ospitare ben oltre manifestazioni strettamente tennistiche, ma aprirsi proprio al mondo culturale, cioè diventare un punto di aggregazione come esistono in tante altre città, magari, non lo so, gli yacht club o i country club, potrebbe essere anche quello un punto di socializzazione molto importante. Anche perché era un punto di riferimento storico, Sicuro. non solo per i rendesi, per chiunque anche passava di lì, li individuava subito, questi sono i campi da tennis del Rende. Secondo te, quindi, non so se hai letto il bando per l'assegnazione della nuova gestione, hai avuto Sì, modo. ho letto. Ecco, come è stato strutturato questo bando? È un bando giusto, secondo te? Ma io, diciamo, non vorrei entrare in questioni strettamente tecniche. Ripeto, mi risulta che il TAR dovrà esprimersi proprio su questo aspetto perché pare che appunto nel bando si escludano le associazioni sportive dilettantistiche. E in base alla legge sportiva nazionale tutto ciò non potrebbe avvenire, ma se appunto i giudici daranno ragione o meno a questo punto io non sono in grado di dirlo perché appunto non è il mio campo e lascio, diciamo, a chi è più titolato di me a esprimere un parere tecnico. Se l'accusa che viene mossa all'intero bando fosse confermata, sarebbe certamente una cosa anomala, per non dire molto grave, perché sarebbe sicuramente qualcosa che
chi ha messo in piedi questo bando poi dovrà spiegare ai cittadini, insomma. Tu che faresti se fossi il sindaco di Rende? Tantissime cose. Intanto mettere a posto le finanze comunali, non gravando ulteriormente sui cittadini. I cittadini di Rende in questo momento sono stratassati. Nella relazione di chiusura di fine mandato, diciamo, del sindaco, è stata depositata pochi mesi fa, si diceva che ogni cittadino di Rende ha un debito di 1.000 euro, 1.016 euro per essere precisi, considerando che appunto ci sono più di 30, circa 35.000 abitanti, noi arriviamo a questo famoso debito di 36 milioni di euro, no? Quindi cioè, ogni anno ogni cittadino paga in media 1.000 euro. Ovviamente è la solita storia della media del pollo, per cui c'è chi paga di più dei 1.000 euro, c'è chi paga 1.000 euro e purtroppo abbiamo scoperto che c'è anche chi non paga per nulla, non perché sia povero o nullatenente, ma semplicemente perché il tasso di riscossione di determinate imposte del comune di Rende è molto al di sotto di quello che dovrebbe essere, diciamo, per legge. E parlo anche di imposte, per esempio, sulla riscossione della pubblicità, parlo anche, per esempio, diciamo, del servizio idrico, no? Quindi ecco, parlo tutta una serie, il servizio mensa nelle scuole ha una delle percentuali più basse, no? E lì bisognerebbe capire perché non si paga per un servizio, e quindi ovviamente rimuovere quelle cause, diciamo, che non consentono alle persone appunto di pagare per un servizio di cui evidentemente si usufruisce, no? Quindi ci sono delle problematiche serie. Partendo dal bilancio, poi ci si articola un po' nelle politiche sociali, nelle politiche culturali, la valorizzazione del centro storico di Rende, che è bellissimo, è C'è il bellissimo. castello e anche poi Ma io direi proprio i vicoli, i i musei, musei, ricco di musei, il molto centro bello, storico è di bello. E poi quello che è il mio pallino, insomma, a me piace tanto la natura e mi piacerebbe proprio vedere rivalorizzate le vie d'acqua, ma anche tutti i sentieri e, come dicevo prima, anche appunto la catena costiera, perché una parte della catena costiera è ancora territorio di Rende, quindi creare questa sinergia fra città e campagna o fra città e contrade è fondamentale, perché non tutti i cittadini sanno che spesso nelle contrade si nascondono dei piccoli gioielli anche artistici che possono essere delle chiesette rurali, possono essere delle cappelle votive, possono essere anche tanti segni di pietà popolare, dei ponti, piccoli ponti, no? Che servivano come guado per attraversare i fiumi. Quindi ci sarebbe proprio i mulini ad acqua addirittura, no? Che magari sono in abbandono, ma sarebbero tutti degli strumenti formidabili per una politica di marketing turistico comunale, va bene, che poi crea posti di lavoro, no? Assolutamente. Come si fa in tutto il mondo. Matteo, tu saresti d'accordo, cioè saresti favorevole alla città unica? Perché? Io no, e questo era uno dei motivi per cui appunto ho dato la mia disponibilità ad una candidatura, perché tutti gli altri si sono dichiarati favorevoli a questa città unica. Ci sono sia delle caratteristiche, delle condizioni contingenti, sia delle caratteristiche strutturali. Intanto, appunto, sia Rende che Cosenza si trovano in una situazione di predissesto e ovviamente il matrimonio non si fa coi debiti, diciamo. Quindi, una situazione ideale sarebbe che entrambi i comuni fossero in una situazione di floridità, diciamo, delle casse comunali. Ma questo è un problema superabile. Il problema invece che a me sta molto più a cuore è che, per come, diciamo, sappiamo, sia a livello teorico che a livello pratico, la buona amministrazione necessita di una sussidiarietà del potere, cioè la politica deve essere prossima al cittadino, deve essere prossima al territorio. Perché su territori immensi, sterminati, è difficile che il sindaco di questa città unica poi si possa interessare, non lo so, del problema di contrada Dattoli piuttosto che del problema, non lo so, di contrada Lecco, no? Quindi c'è bisogno che il potere locale sia veramente quanto più prossimo possibile
ai cittadini se si vuole invertire la rotta. In questo senso io ritengo che è meglio ognuno a casa sua. Beh, Matteo, ognuno a casa sua, come Sì. ecco, ricorda anche una frase di un nostro ministro italiano, ognuno a casa sua. Ah, no, no, Beh, vabbè, l'hai detto proprio così. non voluta, non Non voluta. voluta. Sì. Matteo, tu parli proprio come un sindaco, e bisogna Oh, dirlo, grazie. un sindaco deve essere anche competente, quindi esperto soprattutto nella materia finanza, perché ormai si basa tutto su questo, sulla monetizzazione, sul commercio. Un comune ha bisogno di tanti aspetti, questo è uno dei più importanti che bisogna assolutamente conoscere. Quindi noi ci auguriamo che di qua a 5 anni, magari ti vediamo anche come candidato a sindaco, che dici? Dunque, io mi permetto una breve correzione, perché Sì. intanto accetto il complimento e ti ringrazio molto, però ritengo che prima ancora che le competenze finanziarie o qualsiasi altra competenza che è acquisibile, diciamo, con impegno, sacrificio e aprendosi agli altri, in realtà qua c'è proprio un problema di moralità. Cioè, chi è? Cioè, il sindaco che vorrei dovrebbe essere una persona integerrima che sappia tracciare una linea fra ciò che si deve fare e ciò che non si deve assolutamente fare, e soprattutto un sindaco che prenda veramente a cuore, diciamo, l'unità e l'unitarietà della comunità che rappresenta, e quindi si proceda tutti insieme in maniera unita, non per ranghi sparpagliati, diciamo. Quindi questo per me sono diciamo, dei presupposti irrinunciabili. Ovviamente mi auguro che appunto un sindaco prima o poi che abbia queste caratteristiche uscirà fuori. Ciò che sarà di me da qui ai prossimi 5 anni, francamente non lo so dire, anche perché diciamo, i miei impegni sono non solo in tutta la Calabria, ma diciamo da qui a breve saranno proprio all'estero e ritornerò all'estero, diciamo, in cui ho vissuto Beh, per speriamo tanti però che anni. resti in Calabria, Me no? lo auguro fortemente, me lo auguro fortemente, però insomma, a prescindere diciamo, dalla mia situazione specifica, io auguro veramente a Rende di poter risorgere dalle proprie ceneri. Questo ritengo che sia l'augurio, secondo me, più bello perché Rende ha tanto da dire e tanto da dare alla Calabria e poi ovviamente a tutta l'Italia, però c'è bisogno di una politica alta, che in questo momento io non vedo. Quindi Matteo Olivieri come un Sandro Pertini 2.0. Ti piace questo paragone? Sandro Pertini è il presidente più amato dagli italiani, però, ripeto, io ritengo che ci sia bisogno di pensare a nuovi paradigmi, cioè non cercare il paragone, sia pure un paragone così alto ed importante, ma cercare proprio dei nuovi modelli, dei nuovi linguaggi, delle nuove modalità, espressive e soprattutto, ecco, fare innovazione politica, che non sia catalogabile, che non sia inquadrabile in nessuna delle categorie che noi abbiamo conosciuto o abbiamo ereditato dal Novecento, no? Quindi noi dobbiamo entrare, diciamo, nel nuovo secolo, perché già di fatto ci stiamo proiettando, no? Verso perlomeno la seconda parte degli anni 2000, e quindi con delle nuove modalità espressive che sappiano certamente fare tesoro di tutta l'eredità culturale e politica, diciamo, che noi abbiamo, così, scusate il gioco di parole, ereditato, diciamo, dal passato, ma che sappia guardare in avanti, cogliendo quei fermenti che magari sono latenti, già esistono, ma sono purtroppo anche marginalizzati. Quindi dare voce a quanto di buono già è presente. Quindi un Matteo Olivieri 1.0. Partiamo da qui. Matteo. Sì, un Matteo, sì, un Matteo è, sì, lo Sì, prendo dai. augurio, lo prendo come augurio. Grazie mille, però ripeto, è una sfida Quotidiana. quotidiana. Io mi metto, sono e sarò al servizio della mia comunità, comunque vada, cioè non ho bisogno di essere sindaco per far sentire la mia voce. Certamente mi rendo conto del fatto che per poter incidere direttamente, diciamo, nelle vicende È cittadine, necessario. bisogna, come dire, avere anche un ruolo istituzionale, cosa che io non ho.
Al momento non sono in grado di dire se potrò mai averlo, perché ovviamente la democrazia si fa con i voti e quindi giustamente poi bisognerà anche organizzare una proposta politico-amministrativa tale da saper intercettare, diciamo, il consenso dell'elettorato, e su questo ci sarà tanto da lavorare, insomma. E tanto vedremo perché noi, Matteo, ti seguiamo sempre sui social nelle tue lotte Grazie, quotidiane, anche nelle tue denunce grazie. quotidiane. Quindi noi ti Grazie mille. seguiremo passo passo nelle altre novità, nelle altre informazioni che vorrai darci. Per adesso, Matteo, ci salutiamo Grazie. perché siamo arrivati alla fine. Grazie per essere stato qui con noi. Piacere mio. E noi invece con voi a casa ci vediamo ad una prossima puntata, sempre qui a tu per tu con un nuovo ospite.